L'ultima interrogazione che noi abbiamo fatto, che discuteremo martedì prossimo in Consiglio regionale, riguarda il moto donatorio del sangue. Dopo l'evento catastrofico del terremoto c'è stata una rincorsa incredibile al moto donatorio. Dalla Toscana, nonostante ci siano state anche oltre 1000 donazioni al giorno, quindi un grande movimento emotivo, un grande movimento solidaristico che è assolutamente straordinario, ma non è uscita una sacca di sangue dalla Toscana per andare nelle zone terremotate, e ci toccherà buttarle via quasi tutte, e fra un paio di mesi probabilmente saremo in carenza di sangue e dovremo acquistarlo dalle altre regioni, perché il moto donatorio ha voluto dire che per i prossimi 3 mesi nei maschi e per i prossimi 6 mesi nelle femmine non ci saranno donatori disponibili. E ad oggi, dopo l'estate, le sale chirurgiche che cominceranno a funzionare a pieno regime saranno in carenza di sangue. Allora io vi chiedo e mi chiedo se è etico cavalcare l'emotività per la visibilità di un assessore, per la visibilità di un sistema. È una cosa, come dire, moralmente assolutamente deprecabile. E qui naturalmente sono andato di corsa per dare un po' un panorama, ma il messaggio è che è solo ad oggi, attraverso un'azione, come dire, dei cittadini, è l'unico organismo in questo momento che riesce a fare un'operazione di questo tipo, è il Movimento 5 Stelle. È solo attraverso una vera e propria organizzazione dei cittadini che fanno pesare la loro forza che potremo migliorare il servizio sanitario.